Prego, possiamo riprendere. Sì. Riprendo, Presidente, mi rivolgo alla Corte, richiamo il verbale stenotipico del 23 giugno scorso, test era il test di PG della Procura Generale Palmieri. Ecco, in quella sede testimoniale il Palmieri ha riferito che in Piazza della Libertà 10 e prima vado a memoria in Piazza Libertà 40, in Piazza Navona numero 49, vi era la sede dello studio Palandri, quindi c'è coincidenza fra le sedi delle società e quanto ha riferito il test di polizia giudiziaria in ordine alla coincidenza con lo studio Palandri. Riprendo quindi il filo da cui avevamo interrotto. Allora, per quanto le consta sempre sulla base della consultazione delle fonti dell'archivio Flamini, emerge quindi dal dichiarato di Pasquale De Rosa l'utilizzazione di società di copertura? In parte ha già risposto, ma richiamo proprio il dichiarato di De Rosa che è anch'esso nella disponibilità già della Corte d'Assise. Sì. Scusi, avvocato, pensavo stesse continuando. Sì, risulta in atti, come avevamo detto prima, che De Rosa specifica, in particolare riferisce di una sua relazione sulla gestione amministrativa del SISDE nei primi 9 anni, ossia dal 78 al 1987, e di un suo promemoria, appunto a sua firma, promemoria intestato ricerche archivio segreteria della divisione 7 amministrazione segreteria del quinto reparto alla posizione che lui definisce R33. Presidente, posso, mi scusi che con gli occhiali, alla posizione R33, che R sta per riservato, lui specifica, sono le società di copertura, quindi lo definisce proprio Pasquale De Rosa nell'appunto, cioè nella dichiarazione, e dicendo che io ho letto qualche cosa su Repubblica che mi ha fatto un po' ridere, perché dice il prefetto Salazar è in difficoltà perché gli è stato obiettato dalla difesa del dottor Broccoletti che tutto il patrimonio delle società appartiene a lui e non al servizio. Bene, in questo fascicolo voi potete trovare documentazione comprovante che il titolare, l'amministratore quindi di ciascuna società, era tenuto al momento di assumere l'incarico a firmare una dichiarazione scritta nella quale attestava che operava naturalmente per conto del servizio. Ecco, si fermi sì. Pure qui, perché volevo agganciare questa domanda a dei numeri. Abbiamo menzionato quindi Case Roma, con la figura di Catracchia Domenico, Immobiliare Gradoli altrettanto, e la Monte Valle Verde, con quel richiamo alla relazione Stelo, un po' forse non troppo profonda in questa analisi degli appartamenti. La sommatoria di questi appartamenti insistenti su via Gradoli 96 e facenti capo a queste tre società mi risulta essere di 24. Allora, può ridistribuirle dal punto di vista numerico, cioè quali appartamenti del civico 96 per la palazzina che ci interessa sono riconducibili a queste tre società con tutti i richiami ai fiduciari che abbiamo menzionato prima della pausa? Allora, gli appartamenti sono 24. Sono 24 tutti? Sono quelli... 24 afferenti alle tre società sopracitate, ossia un appartamento di proprietà dell'Immobiliare Gradoli S.P.A. poi S.R.L. In via Gradoli parliamo di via Gradoli 96, quindi un appartamento della società Immobiliare Gradoli, ricordo Gradoli fondata dal 95% di Fidreb e dal 5% di Marco Bongiovanni, con
suddetti sindaci, per riepilogare per la Corte, Aldo Sanchini, Studio Palandri, quindi Piazza della Libertà, Muci, Sarno, e i collegamenti della, appunto, Immobiliare Gradoli, poi con la Monte Valle Verde. Monte Valle Verde, proprietaria nel 78 di 8 appartamenti. Lo stesso Ragnoli di Monte Valle Verde lo troviamo in Immobiliare Gradoli, e come avevo detto prima, Monte Valle Verde, passaggio dello studio da Aldo Bottai a Galileo Bianchi, e quindi Galileo Bianchi che diciamo il commercialista dove lavorano sia Gianni Diana, che è l'occupante dell'appartamento con Lucia Mockbell, sullo stesso piano del covo delle BR, intestato alla Mario, alias Mario Borghi, Mario Moretti, e Sara Iannone. E, quindi Monte Valle Verde 8 appartamenti, e Caseroma SRL, sede legale in Via Gradoli 96, 15 appartamenti, amministratore unico di Caseroma SRL, Domenico Catracchia. E, ho risposto. Ecco. Quindi 15 case Roma, 1 Immobiliare Gradoli, 8 Monte Valle Verde, totale 24. Esatto. Ecco, vediamo adesso questi 24 appartamenti e le società che abbiamo menzionato, le abbiamo, diciamo, esaurite. Vediamo adesso quali linee di continuità ci possono essere, meglio, perché Sergio Flamini, quindi la domanda per essere più circostanziata, perché Sergio Flamini si occupa anche di Proin, che è Fossi Immobiliare Saveglia, Palestrina Terza, Capture e Nerafin. Ok, allora si occupa... Siamo alle pagine, sì, 175 e seguenti. Allora, Flamini, per rispondere... all'appunto agli appunti Stelo e Masone, diciamo, si dota della documentazione necessaria per puntualizzare le manchevolezze degli appunti Stelo e Masone, e quindi schematizza nella pubblicazione che dicevamo prima e che io ho sintetizzato in atti sia le società di cui ho menzionato prima, e sia le società che emergono e che lui non conosceva precedentemente, quindi alla sentenza, appunto, all'indagine dei fondi neri del SISDE, le società, appunto, Negrafin SPA, Capture Immobiliare SRL, Immobiliare Saveglia, Palestrina Terza SRL, Proim, Kepos, Gus e Gattel, di cui abbiamo già parlato. Allora, perché allora, considerate che queste ultime società citate sono tutte quante, ricorrono nella sentenza dei fondi neri del SISDE come società di copertura del servizio. Quindi, partendo da questo, Flamini rileva come queste società abbiano continuità con invece le sopracitate società precedenti. Ecco, le suggerisco come cordone ombelicale che le lega Aldo Bottai, sì, che risulta nelle compagini che ha già analizzato, ma risulta anche, per esempio, in Negrafin SPA. Esatto. Allora, Negrafin SPA è precedentemente Sofigen, quindi Sofigen SPA è costituita il primo marzo del 1975, e ritroviamo tra i soci fondatori, appunto, Aldo Bottai, che nel 1976 diviene amministratore della Monte Valle Verde SRL, quindi che avevamo trovato in Monte Valle Verde, e anche Ragnoli Giovanni, che dal 39-75 anch'esso amministratore della Monte Valle Verde. Quindi il collegamento che trova Flamini è le stesse persone che sono nella Sofigen, poi in Agrafin, si ritrovano nella Monte Valle Verde, che
E tra l'altro la Nagrafin ha sede in Lungodevere dei Mellini 44 allo stesso indirizzo di Aldo Bottai. Capture immobiliare, stesso discorso, ossia la Capture immobiliare si costituisce l'11/4/1989. I soci fondatori della Capture però sono, si ritrova tra i soci fondatori la Nagrafin, quindi sempre la suddetta al 99%. Mauro Papi, Palozzi Bruno, Mario Salabè. Ricordiamo che poi sempre nelle indagini dei fondi neri, Papi, ci sono dichiarazioni di Papi che ovviamente descrive questo sistema anche. Quindi abbiamo detto soci fondatori Nagrafin e nel CDA, ma Nagrafin e Monaco Antonio all'1%, e ritroviamo nel CDA Papi, Palozzi e Salabè. Nel 93, il 22 novembre del 93, si dimette Salabè. Proprio a causa dell'inchiesta, l'11 gennaio del 94 la società si scioglie. Abbiamo visto che la GUS e la Gattel già abbiamo approfondito prima, però perché Flamigni riporta nella pubblicazione, come chiedeva l'avvocato, le altre società? Perché nelle altre società, Immobiliare Saveglia, Palestrina Terza, Kepos e Proim SRL ricorrono sempre nella sentenza dei fondi neri del SISDE. Quindi, come dalle dichiarazioni di Pasquale De Rosa, che ricostruisce questo sistema di finzione, come lo chiama lui, perché erano società finte che servivano a realizzare questo sistema che era stato impiantato e che poi, grazie appunto a questo procedimento, venne denunciato, e queste stesse società servono a Flamigni nelle sue ricostruzioni per i collegamenti con le società che effettivamente poi gestivano molte proprietà in via Gradoli 96. Le chiedo, dottoressa, può riferire sotto la Capture Immobiliare SRL il virgolettato che è richiamato dal caso fondi riservati del SISDE relativo alle figure di Salabè Mario e Salabè Bruno? Sì. Se può leggerlo alla Corte e poi... Sì, come dicevo prima, Mauro Papi dichiara appunto in quel procedimento che l'11 aprile del 1989 fu costituita una società denominata Capture Immobiliare SRL, sostanzialmente su iniziativa di Broccoletti e della Rosa Maria Sorrentino. Ricordo che sia Broccoletti sia Rosa Maria Sorrentino sono gli imputati del procedimento. Ribadisca gentilmente in un secondo chi era Maurizio Broccoletti dentro il SISDE, proprio... Allora, come Maurizio, nero richiamo lo aveva forse sì, già detto. Sì, voglio prima. Essere precisa, era il direttore amministrativo del SISDE, Maurizio Broccoletti. Perfetto, ecco, vada pure avanti. Lo scopo era di acquistare e vendere immobili assumendo io la carica di presidente e Salabè Mario e Bruno quella di consiglieri. I due Salabè erano stati portati dal Broccoletti e dalla Sorrentino. Durante la vita della società, Broccoletti e Sorrentino acquistarono, mi sembra di ricordare, è Papi che sto leggendo la sua dichiarazione, acquistarono 4 appartamenti occupati in piazza di Porta Pia e un altro in via della Panetteria e un negozio sottostante. Affermo che dietro la Nagrafin ci fossero materialmente Broccoletti e Sorrentino, non solo perché loro me lo dissero, ma anche perché gli acquisti vennero realizzati in mia presenza e presente anche il venditore. Grazie, poi la collega approfondirà alcuni temi che lei ha toccato. Proceda pure.
nell'esposizione che stava facendo. Quindi dicevo che Flamini ritrova nelle società che ricorrono alla sentenza dei fondi neri del SISDE diciamo una correlazione con appunto nomi ricorrenti. Lui sottolinea il nome di un altro fiduciario del servizio, Giovanni Colmo, che troviamo presente in tutte quante le società che ho citato prima, ossia Palestrina Terza SRL, Proim, Kepos e Immobiliare Saveglia. Esatto. Perfetto. Ecco, può riferire chi è dentro questa analisi societaria, come emerge la figura di tal Tolmino Cavalli? È pagina 173. All'inizio. È un richiamo sempre alla relazione del prefetto Stelo. Sì. Allora, dovrei avere il documento. È un richiamo alla nota 19 CM, dicevamo Commissione Moro, volume 111, pagine 309-310, pagina 173. Nota 19. Sì, allora riporto appunto è presente nel volume della Commissione Moro che potete, come dicevo prima, vedere direttamente online alla nota citata. E è lo stesso Stelo che il SISDE diretto, Flamini riporta che il SISDE diretto dal prefetto Stelo informa che il Tolmino Cavalli venne denunciato nel 1982 per associazione a delinquere e nel 1986 per ricettazione e reati finanziari, ma aveva cura di tacere quanto emerse nel 78, e cioè il conclamato accertato ruolo di prestanome paravento nella Saveglia SRL da parte del Cavalli, durante i mesi del sequestro Moro. Questo lo rileva la Commissione Moro nel volume sovraindicato. E fa riferimento proprio a un atto acquisito il 6 giugno 78. Esatto. Cioè un atto del 6 giugno 78 poi acquisito dalla Commissione Moro nel volume 111, pagine 309 e 310. Ecco, può brevemente soffermarsi sulle figure di Andrea Colmo e Giovanni Colmo con riferimento a Palestrina Terza, a Promo SRL e a Kepos SRL? Allora, Flamini analizza nella pubblicazione come questo Giovanni Colmo abbia un ruolo nevralgico all'interno di queste società. Appunto, come dicevo, lui non risulta in realtà nell'appunto del prefetto Stelo del 7 maggio 98, mentre Flamini rileva che Giovanni Colmo gestisce la società, per esempio Immobiliare Saveglia, dal 74 per tutti gli anni 80 lo stesso Colmo che noi ritroviamo nella società Palestrina Terza SRL insieme al figlio Andrea. Considerate che c'è una disamina molto approfondita di Colmo all'interno di Palestrina Terza, se il Presidente me lo consente gliela vado a leggere, ossia Flamini dice: questa società di copertura del SISDE, coinvolta appunto negli scandali dei fondi neri riservati, il SISDE infatti intendeva nascondere l'importante ruolo societario che nella Palestrina Terza SRL aveva avuto il solito fiduciario del servizio Giovanni Colmo e anche suo figlio Andrea.
nascondeva il fatto che il 4 dicembre 90 la società di copertura Raggio di Sole SPA, detentrice del 99% delle quote di Palestrina Terza, le cedette alla finanziaria SA di San Marino. Nascondeva il fatto che il 14 dicembre 90 l'assemblea della Palestrina Terza nominò segretario Giovanni Colmo e amministratore unico del SISD Mario Ranucci, stretto collaboratore di Broccoletti, sempre Maurizio Broccoletti. Ecco, su questo punto Mario Ranucci emerge anche all'interno della Kepos SRL, sempre parlo del lavoro di Flaminio, sì, depositato dalla Procura Generale alla Corte d'Assise e già in atti. Ecco, a fine pagina 175 c'è un dato che Sergio Flaminio acquisisce su Mario Ranucci, rispetto a un'altra società, una sua ditta di pulizie. Può riferire su questo punto? Sì, considerando che il 30 giugno del 90 Ranucci subentra alla Storri, che era inizialmente nella costituzione della società, il fiduciario appunto del SISD Mario Ranucci subentra nella carica di amministratore unico dice Flaminio che questa Gabriella Storri, appunto, che era aveva costituito la società, aveva avuto analoghi ruoli in altre società di copertura del SISD, ossia l'immobiliare Servizi SRL, immobiliare Cristi SRL, immobiliare Helios, tutte coinvolte nello scandalo dei fondi riservati del servizio segreto civile e poste sotto sequestro dalla magistratura. Quanto a Mario Ranucci, come mi chiede lei, il suo legame con il SISD è certo e collaudato nel tempo. Basti pensare che una sua ditta di pulizie, CR Servizi SRL, aveva avuto l'appalto delle pulizie negli appartamenti del capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, negli uffici del SISD, negli uffici del capo della polizia Vincenzo Parisi e in quelli di molti altri alti funzionari del Viminale. Perfetto, ci fermiamo qui. Ecco, stava la lascio deporre sempre sulle figure, stava analizzando di Giovanni Andrea Colmo, non so se aveva finito quel tema. Sì. Ecco, ritornando a queste figure, stava analizzando, se ricordo bene, la Palestrina Terza SRL, dove ritornano queste due figure con delle cariche societarie. E così appaiono all'interno di Immobiliare Savellia, di e Proim, anche di Proim SRL e di Kepos SRL. Lo conferma questo? Sì, lo confermo. Un attimo che prendo un altro passaggio. Ecco, se può brevemente riprendere le figure e le relazioni di Galileo Bianchi, Aldo Bottai, rispetto a talune società come Negrafin SPA e Capture Immobiliare. Il richiamo è a inizio pagina 179 del volume. Sono cose che lei ha già detto, adesso le riprendiamo, come dire, selezionando i pezzi del puzzle su queste due figure, cioè Aldo Bottai e Galileo Bianchi, che richiama la memoria, la deposizione in quest'aula di Lucia Mokbel e la lettura delle sit del defunto Gianni Diana. Allora, come mi chiede l'avvocato e come avevamo rilevato prima, noi ritroviamo in queste due società, ossia la Nagrafin, precedentemente Sofigen, Aldo Bottai, amministratore poi della Montevalle Verde, che appunto società Nagrafin che risiede allo stesso indirizzo del Bottai, e Capture Immobiliare, sempre con socio di maggioranza Nagrafin SPA,
Nel CDA Mauro Papi, che di cui abbiamo sentito le dichiarazioni precedentemente, Paolozzi e Salabè. Flamigni ricorda la relazione tra la sostituzione di Bianchi Galileo avvenuta 3 giorni dopo la scoperta del covo di Via Gradoli, quindi dello studio Bianchi. Quindi siamo, vado a memoria, al 21 aprile 78, del 1978. Cioè questo cambio che lei aveva già prima menzionato, dove chi sostituisce chi, lo può ripetere? Sì, mi scusi che la memoria... Mi scusi, avvocato. Faccia con calma, riprenda pure le carte. Ecco, appunto, Aldo Bottai, sempre il sopracitato Aldo Bottai, sostituisce Galileo Bianchi sostituisce Aldo Bottai in data 21 aprile 1978, appunto dopo 3 giorni dalla scoperta del covo di Via Gradoli, e ritroviamo nello studio di Galileo Bianchi Gianni Diana, residente in Via Gradoli 96, con la convivente Lucia Mocbel, e nell'appartamento di proprietà Montevalle Verde S.P.A. attiguo al covo delle BR, Sara Iannone, residente sempre in Via Gradoli, però nell'appartamento 11 della Scala B. Ecco, le risulta che la signora Lucia Mocbel avesse un rapporto di conoscenza con un funzionario della Questura di Roma di nome Elio Cioppa? Lo dichiara la Mocbel in atti, c'è appunto la dichiarazione dove lei dichiara questo. Nella Le risulta che Elio Cioppa nell'81 sia risultato affiliato alla loggia massonica P2? Sì. Le risulta che una figura che lavorava al commissariato Flaminio Nuovo, di nome Antonio Esposito, fosse affiliato alla loggia massonica P2? Sì. Può dire che funzioni ha avuto nella vicenda Moro Antonio Esposito? Cito Flaminio. Il richiamo è a pagina 62. Sì. Antonio Esposito è il commissario di pubblica sicurezza, come appunto abbiamo detto, che risulterà poi iscritto agli elenchi della P2, che firma il brogliaccio della sala operativa della Questura il 18 aprile del 1978. È a sua firma il verbale che ho anche, il brogliaccio della centrale operativa che ho anche con me. Ecco, se può far riferimento alla lettura di alcune parti del brogliaccio e spiegare questo atto dove si inserisce e il richiamo alla nota 13 di pagina 62, che richiama la fonte di questa informazione, cioè CM volume 29 pagina 984. Eccomi, allora. Se può prima, ecco, inquadrare l'episodio del 18 aprile 78, sì, e poi mettere questo atto della sala operativa della Questura firmato dal commissario di PS Antonio Esposito. Ok, allora la mattina del 18 aprile del 1978 alle 9:47 si registra una telefonata che chiede l'intervento dei vigili del fuoco in via Gradoli 96.
Perché nell'appartamento al piano di sotto del quello che poi scopriremo essere il covo delle Brigate Rosse c'era una perdita d'acqua molto cospicua. Vengono chiamati quindi i vigili del fuoco che arrivano appunto in via Gradoli 96 all'appartamento al secondo piano della Scala dell'interno 11 e sfondano la porta, entrano nell'appartamento e vedono evidentemente che c'è del materiale che riconduce alle Brigate Rosse. Il verbale riporta che nell'appartamento vengono ritrovati ciclostilati, documenti falsi, armi, materiale di vario genere che riconduce appunto alle Brigate Rosse, e il vigile del fuoco Leonardi, che entra per primo nell'appartamento per individuare la perdita d'acqua a che cosa è dovuta, vede nel bagno, nella vasca da bagno, sulla vasca da bagno è posizionata una scopa, sopra la scopa è posizionato il telefono della doccia, che insiste col getto d'acqua aperto al massimo su una mattonella rotta, che quindi provoca la caduta dell'acqua al piano sottostante. Il vigile del fuoco appunto testimonia che chiude immediatamente il rubinetto per bloccare la perdita d'acqua e a quel punto vengono allertate ovviamente le forze dell'ordine, perché era palese che ci si trovava in presenza del covo delle brigate, di un covo delle Brigate Rosse, e il verbale che lei mi chiede, datato appunto 18 aprile 1978, che è un documento della Commissione Moro, che è un documento della Commissione Moro appunto, che potete trovare come da nota, intestato centro operativo, brogliaccio delle attività dalle ore 7 alle ore 14 del giorno 18 aprile 78, appunto a firma del commissario di pubblica sicurezza Antonio Esposito, dice: scoperta di un covo delle BR, i vigili del fuoco fanno richiesta della polizia in via Gradoli numero 94, è un errore, se ne trovano molti in documenti di pubblica sicurezza, per fuoriuscita di acqua da un appartamento. Sul posto si invia la volante 5, i cui agenti poco dopo fanno richiesta delle due volanti beta 3 e 4 e aggiungono di informare la Digos perché nell'appartamento dove è stato effettuato l'intervento dei vigili del fuoco è stato rinvenuto materiale importante, quindi la sequenza che vi ho detto prima, cioè vigili del fuoco e poi si allertano le forze di polizia, la Digos e via dicendo. L'appunto il brogliaccio continua. La squadra sul posto si invia la beta 3 e la 4, mentre del fatto vengono notiziati l'ufficio di gabinetto, la Digos, la squadra mobile, la Criminal Pole e il commissariato Flaminio. Si portano sul luogo personale della polizia scientifica per i rilievi del caso, funzionari della Digos, un artificiere della direzione di artiglieria. Nell'appartamento in argomento è stato rinvenuto materiale di notevole importanza pertinente al rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Indagini da parte della Digos, e poi c'è l'elenco delle volanti, del codice delle volanti che sono intervenute. Ecco, in questo contesto come emerge dagli atti della Commissione Moro la figura di Domenico Catracchia? Allora, Domenico Catracchia lo troviamo, ci imbattiamo nella Commissione Moro con Domenico Catracchia, perché Domenico Catracchia è il primo ad intervenire a essere presente con le forze dell'ordine, prima i vigili del fuoco e poi le forze dell'ordine, qualificandosi come amministratore di condominio. La commissione approfondisce in particolare questa figura, perché in realtà Domenico Catracchia risulta essere amministratore fino al 1977, mentre l'amministratore effettivo risulta essere Antonio Piedipalumbo dal gennaio del 1978. Nonostante questo, la Commissione rileva in atti che Antonio Catracchia Domenico
Catracchia. Sì, scusate, Domenico Catracchia è protagonista delle, diciamo, di tutte le vicende relative al covo in questione, ossia, pur non riscuotendo l'affitto del covo, e era l'unico, l'unico appartamento per il quale lui non riscuotesse l'affitto, perché Mario Borghi, finto nome appunto del brigadista Mario Moretti, pagava direttamente ai coniugi Bozzi Ferrero l'affitto dell'appartamento, mentre per tutti quanti gli altri appartamenti era Domenico Catracchia a riscuotere gli affitti. La commissione però rileva anche che è Domenico Catracchia a qualificarsi invece come amministratore, e è lo stesso Domenico Catracchia in un documento, in più documenti, ma in particolare Flamini si sofferma su il dissequestro, per esempio, uno del, sì, esattamente, del, dei documenti sul quale si sofferma, ossia in una relazione di servizio del 9 ottobre del 1978, la relazione di servizio, appunto, quel giorno è già gli atti, sa, direi, della Corte d'Assise. Ok, la cito perché Flamini la cita in nota, questa è la nota a pagina 145, la nota 30 sul dissequestro di Via Gradoli. Catracchia si qualifica, ve lo leggo, si informa la signoria vostra che in data 9 corrente mese, quindi 9 ottobre 78, come da ordini ricevuti e munito di regolare ordine di dissequestro emesso in data 20 luglio 78, si portava unitamente con la Guardia PS, con l'indirizzo in oggetto, vado, diciamo, veloce, vado al punto. Sì. All'atto dell'arrivo dei predetti trovavano il signor Catracchia Domenico, nato a Roma il 3/8/1900, scusate, si legge male la data, 1900, aiutatemi con la data, non è cancellata dalla fotocopia la data del Catracchia, poi dopo la vado a verificare, di nascita, qui domiciliato in via Flaminia 811, il Catracchia, qualificandosi come amministratore, nonché autorizzato dal proprietario dell'appartamento, quindi Ferrero Bozzi, a suo dire ci informava che si poteva procedere al dissequestro dell'appartamento in questione, in sua presenza, nonché si avvaleva di un falegname per consegnarci le serrature richieste. Si fa altresì presente che il Catracchia già era stato informato del nostro arrivo e dell'operazione di polizia giudiziaria. Quindi noi abbiamo due documenti contrastanti in realtà, perché abbiamo questo verbale che ci dice che il Catracchia viene delegato dal proprietario dell'appartamento. In realtà abbiamo poi un altro documento che fa riferimento alla nota 31 di pagina 145, anche questo è un documento agli atti della Commissione Moro, datato 10 ottobre 78, quindi il giorno successivo. Il proprietario dell'appartamento, quindi Ferrero, dichiara che ieri alle ore 12 mi sono recato in via Gradoli per la restituzione dell'appartamento di mia proprietà, secondo il provvedimento del giudice istruttore, e ciò in seguito all'appuntamento con il dottor Andreassi di questo ufficio. Sul posto ho trovato la porta dell'appartamento aperta e alcune persone nell'appartamento, tra cui il signor Domenico Catracchia, ex amministratore del condominio, il quale mi ha riferito che si era già proceduto alla consegna circa un'ora prima, a mezzo di un sottufficiale di PS che lo aveva invitato a firmare il relativo verbale, ciò che gli aveva fatto pur non essendo da me autorizzato. Di ciò ho avuto conferma oggi attraverso una conversazione telefonica con il dottor Andreassi. Ho rilevato, uno, che l'appartamento è stato consegnato con la porta di accesso sfondata e priva di serrature e con il vetro della finestra d'accesso al balcone rotto.
che i mobili che lo arredano, anch'essi di mia proprietà, e le pareti dell'appartamento presentano numerose macchie di sostanze particolari e che impongono adeguati restauri, che risultano mancanti un copriletto e due copricuscini. Desidero che ciò sia fatto constatare ai fini del risarcimento che mi compete. E nel caso che codesto ufficio voglia constatare quanto sopra, potrà procedere a un accesso nell'appartamento. In ogni caso chiedo che la presente sia allegata al verbale redatto in mia assenza, ossia Catracchia. Ferrero denuncia che Catracchia è intervenuto non su sua delega, ma su sua iniziativa. Ma nella nota 30 emerge qualcosa apparentemente di diverso, può riferirlo? Nella nota 30. Nota 30 c'è la relazione della Digos in Commissione Moro, volume 111, pagina 576, prego, all'inizio di pagina 145. Pagina 145. Sempre sul tema di Domenico Catracchia e della riconsegna dell'appartamento. Sì. Allora, nota 31. Cioè, arrivano in via Gradoli il 9 ottobre sì. 78 e vi trovano sempre Catracchia. Cioè Catracchia non è amministratore, ma leggiamo. Domenico Catracchia, allora, come dicevo prima, il verbale della Digos è quello che la nota fa riferimento al verbale di Ferrero e specifica Flamigni che... C'è proprio un virgolettato. Sì, stavo cercando l'inizio del virgolettato. Ecco, riga 5, riga 6. Il Catracchia, qualificatosi come amministratore, nonché autorizzato dal proprietario dell'appartamento, ci informa che si poteva procedere. Ci informava che si poteva procedere al dissequestro dell'appartamento in questione in sua presenza e si avvaleva di un falegname per consegnarci le serrature richieste dall'autorità giudiziaria. Si fa altresì presente che il Catracchia era già stato informato del nostro arrivo e dell'operazione di polizia giudiziaria, che è il documento che avevo letto prima, esatto, appunto della questura. Esatto. Per la precisione, la parte che non riusciva a leggere, da capo di imputazione, Domenico Catracchia è nato il 3 agosto 1944. 44, ecco, era infatti un 7 mi sembrava. Ecco, le chiedo chi componeva il comitato di emergenza durante le settimane del sequestro Moro e che cosa la commissione Moro ha appurato o non ha appurato in tutto o in parte sulla composizione di questo comitato. Il richiamo è a pagina 51 del testo. Allora, specifico su questo punto, Presidente, che noi sappiamo, perché la Commissione Moro e anche l'autorità giudiziaria ha cercato di approfondire, diciamo, senza esiti, i reali componenti dei comitati di crisi istituiti a seguito del sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Dico senza successo perché a oggi noi non sappiamo la reale composizione di quei comitati, perché non sono stati prodotti documenti verbali o comunque materiali che possono dare riscontro, eccetto perché non esistono, perché non sono venuti a conoscenza. Allora, diciamo che chi ha partecipato, noi abbiamo, Flamigni riporta in nota per esempio in relazione a questo comitato, che il comitato tecnico operativo presieduto dal ministro dell'interno, quindi Francesco Cossiga, che allora nel 78 era ministro dell'interno, o dal segretario Nicola Lettieri, quindi in sua assenza, lo speciale gruppo di gestione della crisi, anch'esso presieduto da Cossiga, e il gruppo informativo composto dai capi dei servizi segreti, che noi troviamo poi essere tutti quanti affiliati alla P2, ovviamente successivamente. Per completezza faccia pure i nomi dei vertici dei servizi SISD e SISMI. Allora, aspetti che ritrovo... Eh,
ritrovo la specifica di Flamini su questo. Sì, sì, Grassini, volevo trovare come la... Certo. Perché un'altra cosa che riporta Flamini, sempre sui comitati, no, li recuperiamo anche in un secondo momento. Sì, c'era un rimaniamo un sul tema, guardi, dopo li recuperiamo. Sì. Rimaniamo sul tema del comitato politico tecnico operativo, sì, e sul gruppo di gestione della crisi e sul gruppo informativo. Ecco, vediamo un attimo di spiegare alla Corte che cosa accade in questi nuclei che avrebbero dovuto gestire l'emergenza del sequestro Moro. Innanzitutto, quali sono le uniche fonti, come le ha chiesto il Presidente, emerse, diciamo, come dei galleggianti da questa profondità? Allora, ogni tanto emergono. Noi sappiamo dalle fonti che vengono istituiti questi comitati, che lo sappiamo anche perché considerate che il sequestro Moro avviene mediaticamente, quindi una delle prime cose che si dichiara, che il ministro dell'interno allora Cossiga dichiara, che erano stati istituiti questi comitati. La commissione e i processi rileveranno che in realtà fu esaudorata l'autorità giudiziaria, perché furono questi comitati a decidere la gestione del sequestro, pur non denunciando la non produzione di documenti, perché in realtà furono ritrovati documenti, solo tre verbali che vi cito. Intanto ricorda chi produsse, fornì, indicò questi tre verbali. Sì, fu Napolitano, ricordo, stavo cercando la nota di Flamini su questo, ma furono acquisiti dalla Commissione Moro successivamente con Napolitano ministro dell'Interno. In che anni siamo? Stavo cercando la nota. Siamo negli anni 90 comunque. Sì, mi sembra di sì. E tutt'oggi, ecco, Giorgio Napolitano, ecco qui, ecco, proprio dopo la pubblicazione del libro Convergenze Parallele furono originate delle interrogazioni parlamentari rivolte al ministro dell'interno Giorgio Napolitano, tra le altre una firmata dai deputati Paolo Corsini e Mauro Zani e una presentata il 7 maggio a firma di Francesco Cossiga. Queste interrogazioni avevano anche ad oggetto appunto le risultanze, come dicevo prima, del libro Convergenze Parallele, che faceva riferimento ai fondi neri del SISDE. Questi comitati, comunque, per diciamo specificare quello che diceva l'avvocato Speranzoni, o comunque per cercare di fare chiarezza, non produssero se non che questi tre verbali. Quindi la commissione conclude che per quanto riguarda la gestione dei servizi e delle forze di polizia durante il caso Moro, non si ha contezza di come le operazioni vennero gestite, e denuncia come i servizi siano stati inefficienti. Quindi queste sono le conclusioni della commissione stessa. Ecco, la conclusione analitica a cui arriva Sergio Flamini, a pagina 50, nota 19,
la può in questo senso riferire? Pagina 50, nota 19. Sì, Flamini, come dicevo prima, dice che i comitati erano il comitato politico tecnico operativo presieduto da Francesco Cossiga e da Lettieri in sua assenza, lo speciale gruppo di gestione della crisi anch'esso presieduto da Cossiga e il gruppo informativo composto dai capi dei servizi. Tutti affiliati alla P2. Ecco, entra in gioco all'interno di questo contesto, questo lo sappiamo e gliene chiedo conferma, il professor Franco Ferracuti. Può riferire chi è Franco Ferracuti, se ha rapporti nell'Italia dell'epoca con il criminologo Aldo Semerari e che cosa si è appurato su questa figura in commissione P2 e in commissione Moro. Si è appurato appunto che il professor Ferracuti, che era stato personalmente, era stato inserito tra i componenti del gruppo, del comitato nominato personalmente da Cossiga, e che era uomo di fiducia della CIA, stretto amico di Gelli e iscritto appunto alla loggia massonica P2 e faceva parte appunto del gruppo del comitato politico tecnico operativo su nomina del ministro Cossiga. Ma c'è un decreto di nomina? No, non esistono, Presidente. Diciamo che si giustificò la nomina dicendo che si era agito nell'emergenza e quindi col fatto che appunto il caso Moro fu un caso eccezionale, anche l'esautoramento le faccio un esempio, Flamini rileva spesso come per esempio in Felisi, che era il magistrato delegato alle indagini, interveniva e veniva chiamato sempre dopo, non era a conoscenza dei documenti che venivano prodotti dai comitati. Tutta questa questione è strettamente connessa poi alle conclusioni sia della commissione parlamentare sia degli stessi processi, ossia l'esautoramento, se così si può utilizzare il termine, della autorità giudiziaria preposta. È tutto in linea con la visione di Cossiga, insomma. Sì, esatto. Ecco, sempre rimanendo sulla figura del professor Franco Ferracuti, all'interno del comitato di crisi, che cosa aveva propugnato, che tesi aveva sostenuto il Ferracuti? È emerso che tipo di apporto intellettuale aveva fornito in quei giorni del sequestro Moro? Si riferisce a una particolare dichiarazione di Flamini? No, diciamo se la figura di Ferracuti è emerso che funzione abbia avuto in commissione. Emergeva che era un consigliere, se così si può dire, del ministro dell'interno e che quindi la funzione di nomina del ministro era sua personale, quindi si chiamò Ferracuti proprio per interesse personale del ministro Cossiga e anche a lui gli fu chiesto ovviamente questo. Ecco, le risulta da atti da lei consultati che Ferracuti avesse rapporti con Aldo Semerari anche? Mi riservo di produrre documentazione del genere, sono sicura che la conserviamo in archivio, ma non ho qui con me le fonti. Ecco, le chiedo adesso di riferire in ordine sempre, rimaniamo in via Gradoli e rimaniamo sempre al 18 aprile 78 e nei primi 30 giorni del sequestro dell'onorevole DC Aldo Moro, emerge anche la figura di un avvocato che si chiama Rocco Mangia. Può riferire Rocco Mangia rispetto a via Gradoli 96 come intervenne nelle vicende? Sì, riferimento a sì. Pagina 47 direi della 46 sì. Della... Allora, Rocco Mangia, Rocco Mangia è un avvocato precise informazioni su Flamini scrive che precise informazioni su via Gradoli vennero riferiti nei primi giorni del sequestro Moro
dall'avvocato Rocco Mangia al colonnello dei Carabinieri in servizio al Palazzo di Giustizia di Roma, Antonio Varisco. Ora, Varisco era tenente colonnello dei Carabinieri e fu ucciso dalle Brigate Rosse il 13 marzo del 1979 e si occupava delle scorte del Tribunale di Roma. Antonio Varisco, tra l'altro, è uno dei primi che interviene nella scoperta che si trova sul posto il giorno della scoperta del covo del 18 aprile 1978 e l'avvocato Flamini scrive che l'avvocato Mangia, recatosi per ragioni professionali in via Gradoli, segnalò al colonnello Varisco che un'inquilina di quella via gli aveva riferito di un continuo battere a macchina e di un certo via vai di persone di notte, tali da indurre al sospetto che si trattasse del luogo della prigionia di Aldo Moro. Ma il colonnello Varisco, a quanto risulta, non diede alcun seguito alle parole di Mangia. Varisco, col colonnello Giovanni Campo, fu poi il primo carabiniere che arrivò in via Gradoli 96 il 18 aprile, il giorno della scoperta del covo brigatista, insieme al magistrato Luciano Infelisi, titolare dell'inchiesta sulla strage di via Fani. Faccio presente che nei 55 giorni, soprattutto nella parte iniziale, le informazioni che mettono al centro via Gradoli come nome che esce diciamo prima della scoperta del covo, quindi del 18 aprile, sono molte, tanto che anche Leonora Moro in commissione Moro, ma in altre dichiarazioni, dice: ma perché non, perché forse molti di voi ricorderanno quando la famosa seduta spiritica dove si dice che uscì fuori il nome di via Gradoli e varie diciamo segnalazioni in questo senso, che poi indussero a questo diciamo sopralluogo nella città di via nel paese di via Gradoli in provincia di Viterbo, senza che nessuno si recasse in realtà nella via Gradoli, e quindi Flamini lo evidenzia, perché evidenzia questa ricorrenza prima della scoperta del 18 aprile di possibili indizi che potevano invece orientare l'iniziativa delle forze di polizia a effettuare indagini in quella direzione. Il 13 marzo del 79 il Varisco che lei ha menzionato, luglio, prima avevo capito marzo, quindi 13 luglio 79 viene assassinato, sì, da un comando delle Brigate Rosse. Rimaniamo fra i sensitivi. Emerge la figura di Augusto Belisario nel lavoro di Sergio Flaminia, pagina 48. Allora le chiedo di riferire quello che viene analizzato e di riferirsi alla fonte di questa informazione. Augusto Belisario, lo ricordo alla Corte, è emerso, lo sapete bene, nel tentativo di arresto di Giorgio Vale e Francesca Mambro nel 1981, ne abbiamo parlato sia col teste Pizzuti che col teste Giudici, ed è emerso curiosa stranezza di questo mancato arresto nelle circostanze di fatto. Abbiamo appreso, un particolare quasi tragicomico, se gli si vuoi credere, di questo episodio. In ogni caso, il Belisario è già emerso avesse una conoscente all'altezza o in via Gradoli 96, vedremo. Emerge anche nel lavoro di Sergio Flaminia, pagina 48. Chi lo mandò in Olanda e qual è la fonte di questa informazione? E a far che, soprattutto in Olanda, non a vedere i mulini a vento, credo. Come dicevo prima, le notizie in relazione a via Gradoli, anche legate allo spiritismo, se così si può dire, furono notevoli in quegli anni, tanto che Flamini lo deride, se così si può dire, dicendo la fantomatica seduta spiritica, appunto, di dove esce il nome di via Gradoli. Lo vediamo. Belisario, sì, mi scusi avvocato, Belisario era un commissario dell'UCIGOS e fu il ministro dell'interno Cossiga che subito diede credito allo spiritismo invece,
che inviò Belisario in Olanda per diciamo incontrare un tale noto allora sensitivo che si chiamava Gérard Croiset, non so se lo pronuncio bene, ma allora era un noto sensitivo, e quindi il ministro dell'Interno spedì il commissario dell'Ucigos Belisario a consultare le doti sensitive di questo sensitivo. Lei ha avuto modo di parlare con Sergio Flamini su questo dato conoscitivo che lui riporta nel libro? Si può riferire qual è la fonte di questa informazione? La fonte in realtà è proprio Augusto Belisario, perché, come avevo detto diciamo all'inizio del mio intervento, avendo fatto parte della riforma di polizia, Flamini intrattenne diciamo molti rapporti con uomini delle forze dell'ordine, e in archivio conserviamo documentazione anche testimoniale proprio riferita a questo, e fu Belisario stesso a dire a Flamini perché mi incuriosì anche a me in realtà questo credere allo spiritismo e inviare e fare approfondimenti in questa direzione. Ecco, quindi chiesi direttamente a Flamini questa cosa, e questo viene direttamente appunto da un colloquio tra Flamini e Belisario. Sì, abbiamo appreso alla scorsa udienza che Belisario poi passò al SISD, non lo sapevamo, se l'ha riferito un test qualificato commissario giudici. Vediamo adesso un altro tema. Che è quello del riconoscimento dell'ingegner Borghi alias di Mario Moretti da parte del Catracchia. Ecco, su questo punto quali fonti ha consultato Sergio Flamini e come viene ricostruito questo passaggio? Pagina 140-141. Allora, 140 ha detto avvocato, fine vero? 140-141. Sì. Un attimo che prendo anche documenti. Ok. Sì, allora Flamini si sofferma sul riconoscimento di Mario Moretti. Perché? Perché le foto dei probabili brigadisti diciamo ricercati subito dopo il 16 marzo del 78, che occupavano tutti i giornali dell'epoca, riportavano già il capo delle Brigate Rosse Mario Moretti, e quindi partendo da questo diciamo Flamini si interroga e si chiede perché sia il Ferrero e la Ferrero Bozzi sia il Catracchia non riconoscono l'ingegner Mario Borghi alias Mario Moretti nelle foto segnaletiche, e soprattutto non fanno un identikit che sia verosimile, se così si può dire. E su questo c'è documentazione sufficiente, ma vi diciamo analizzo il quanto riportato da Flamini, che dice che nel corso dell'interrogatorio del 19 aprile, quindi il giorno successivo alla scoperta del covo di Via Gradoli, al Ferrero vennero mostrate numerose fotografie di brigadisti latitanti, e Moretti era il principale dei latitanti, ma in nessuna di esse l'ingegnere dell'IBM disse di riconoscere il Mario Borghi alias Mario Moretti. Le stesse foto vennero mostrate al Catracchia, e anche lui affermò di non riconoscere il Borghi Moretti, né lo riconobbe tra le numerose foto mostrategli dai carabinieri. Questo nonostante l'ammissione di essersi incontrato di persona con il Borghi Moretti per 6 o 7 volte, ciò in riferimento alla deposizione ovviamente in nota. Ma l'ex amministratore di Via Gradoli, 96, fece di più. Il 27 aprile il commissario capo della Digos di Roma, Bruno De Santis, gli mostrò la foto di tale Maurizio Valentini, e il Catracchia
virgolettato, afferma che il Valentini assomiglia molto al sedicente Borghi e che potrebbe essere la stessa persona. La foto del capo brigadista Moretti era tra quelle diffuse dal Viminale il 16 marzo, come dicevo prima, poche ore dopo la strage di Via Fani, e pubblicate all'indomani dai giornali e dalle televisioni. Ma nel Ferrero, nel Catracchia, ricordo il Ferrero che aveva affittato casa, il Catracchia che riscuoteva il riscaldamento, che pure avevano avuto a che fare di persona più volte col Mario, col Borghi Moretti, lo indicarono agli inquirenti. Ecco, Catracchia ritrova la memoria visiva nel settembre 78. Esatto. Riferire 18. La fonte alla nota 21, pagina 141 di questa reviviscenza amnesica di Domenico Catracchia. Sì, abbiamo la nota perché appunto, come diceva lei, il 18 settembre del 78, cioè dopo l'uccisione di Moro e dopo la scoperta della tipografia Pio Foà, dove si stampavano i materiali del ciclo stilati dei comunicati delle Brigate Rosse, il Catracchia ritrovò la memoria visiva a metà settembre. Anche lui riconobbe Mario Borghi nella foto di Moretti mostratagli dal magistrato. In pratica, i tre testimoni riconobbero la vera identità di Mario Borghi solo dopo che gli inquirenti l'avevano già scoperta. Quindi in realtà noi a settembre, cioè da aprile a settembre, abbiamo un vuoto, diciamo, di memoria, che poi Flamini rileva esserci questo, e invece poi davanti al magistrato il 15 settembre del 78, davanti al giudice istruttore Francesco Amato, che mostra a Catracchia le foto di Moretti già mostrategli prima, lui le riconosce il Mario Moretti. Ecco, le chiedo adesso di tratteggiare, uso proprio questo verbo non a caso, cioè non approfondiamo troppo, ma di tratteggiare cos'è l'episodio di Via Fracchia a Genova, cioè cosa accade e quando in Via Fracchia a Genova. Motivo della domanda: la presenza di Pier Giorgio Segatel nell'episodio in questione. E adesso mi aiuto con la memoria, non ricordo la data di Via Fracchia, non ho documenti con me. E comunque, 28 marzo 80, ok, quindi siamo molto dopo il caso Moro, e molti ricorderanno l'episodio di Via Fracchia, perché a Via Fracchia si fa un'irruzione e vengono uccisi tutti gli occupanti del covo. Quindi c'è sostanzialmente un'operazione, e all'interno di questo covo ricorda cosa viene trovato? Non posso ricordarmi in questo momento il verbale di sequestro di quello che viene ritrovato in quel covo, e quello era effettivamente... Era una base comunque importante, sì, delle Brigate Rosse a Genova. Sì, era una base logistica importante. Ricordiamo che negli anni successivi, appunto all'omicidio di Aldo Moro, le indagini sono state molto importanti. Insieme al covo di Via Fracchia si è scoperto anche precedentemente il covo di Via Montenevoso a Milano, dove fu trovato il dattilo scritto di Moro nel 78 e poi nel 90 il manoscritto. Le risulta che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fosse, diciamo, al vertice operativo dell'operazione di Via Fracchia a Genova? Sì, Flamini conserva documentazione in tal senso. Adesso invece richiamo l'ultima commissione Moro con riferimento a un luogo, un autosalone che esisteva a Roma nei pressi di Viale Giulio Cesare 47, il covo diciamo occupato dai brigatisti dopo l'uscita proprio da Via Gradoli, su cui questa istruttoria si è già più volte soffermata. Questo autosalone si chiama Autocia. Ecco, le chiedo di riferire che cosa approfondisce l'ultima commissione Moro, la commissione cosiddetta Fioroni, su Autocia e su coloro che gestivano questo luogo. Le chiedo di fare i nomi dei gestori e perché emerge Autocia con riferimento a Morucci e a Faranda. E l'archivio Flamini conserva la documentazione, continua ad acquisire la documentazione relativa appunto al caso Moro, e quindi ha acquisito la documentazione dell'ultima commissione Moro, e in particolare nella richiesta della
dell'avvocato e incidentalmente entra nella commissione, in realtà si ritrova anche nella commissione Moro 1, diciamo per semplicità dico Moro 1, nella prima commissione Moro, l'acquisto da parte di Adriana Faranda di due autovetture in questo salone diciamo denominato Autocia. Le indagini diciamo si rileva una superficialità delle indagini nella precedente sia in relazione ai processi sia alla commissione, tanto che la commissione Moro 2 fa ulteriori accertamenti soprattutto in relazione all'acquisto dell'autovettura A112 intestata ad Adriana Faranda e che viene trovata in collegamento al covo di Viale Giulio Cesare, al ritrovamento del covo di Viale Giulio Cesare dove Morucci e Faranda venivano ospitati. E i titolari di questa società erano Dario Bozzetti, Olindo Andreini e Matteo Piano. Quindi si rileva in atti questo... Ecco, emerge anche la figura di Salvatore Pomes. Sì. Se può riferire nel primo documento, nell'intestazione, nella prima pagina, sì. Quando era nato Salvatore Pomes? In basso. Era nato il 20-11 del 1940 a Roma, socio di Autocia, SRL e già agente delle suddette compagnie di assicurazione. Quindi era un membro anche egli di Autocia. Lo esatto. Ricordo, Presidente, perché questa figura è emersa nel corso della deposizione del test, il valente generale dei carabinieri Antonino Tomaselli, che richiamando le indagini sui sequestri di persona del 1974-76, menzionando anche il tema della scomparsa di Antonio Pinna, si è soffermato su una figura strettamente legata ad Antonio Pinna, che è Salvatore Pomes, che ritroviamo anche in Autocia, quindi lo ritroviamo nel contesto dei marsigliesi di quel biennio che citavo prima e con tutto quello che poi noi sosteniamo e abbiamo in parte anche, ritengo, provato, ma lo ritroviamo anche nel 78 all'interno di questo strano autosalone dove Adriana Faranda acquista due autoveicoli. Ecco, se può riferire, ci sono anche dei richiami nella commissione Fioroni a questo Salvatore Pomes e a un altro autosalone che si chiama Tutt'Auto, vado a memoria, un po' più avanti nelle schede, dove operava Salvatore Pomes. Sì, abbiamo appunto nell'indagine emerge, si fa presente nei documenti che emerge il nominativo del Pomes, appunto agente della compagnia di assicurazione, già sentita a verbale e che dichiara che molto spesso stipulava i contratti di assicurazione appunto nell'officina dell'Andreini dove per comodità lasciava gli incartamenti assicurativi, quindi è una conferma ovviamente da parte del Pomes. E abbiamo in particolare si accerta in relazione Autocia il coinvolgimento dei suddetti, dei citati Andreini, Bozzetti e Pomes e quelli detti prima, aspettate, per Bozzetti, Andreini e Olindo, non mi ricordo il... Piano, esatto, nella contraffazione documentale nel settore delle autovetture, anche in funzione della possibilità di creare cosiddette auto di copertura, esatto, clonate da automezzi regolarmente circolanti. Perfetto, ecco, è proprio quello che mi interessava, cioè esiste anche qui, esistono delle realtà, come dire, garanti per la fornitura di autoveicoli che hanno questa caratteristica, cioè autoveicoli immatricolati, eccetera, ma che vengono poi riadattati con finalità di copertura. È questo quello che emerge dallo studio fatto dall'ultima commissione Moro su questo punto?
Esatto, esattamente, emerge proprio questo e si riportano anche i documenti, compreso il, nello specifico riferito alla Faranda, la compravendita dell'autovettura citata, e si riportano anche la documentazione precedente che collega appunto le indagini che non erano state completate relative appunto prima del 78 e la documentazione che ovviamente è agli atti della commissione Moro, che attesta questo in relazione all'autocia. Ecco, è in possesso di questa documentazione di cui sta. Sì, certo. Ecco, ci riserviamo, Presidente, di depositarla con una nota illustrativa alla Corte sulla rilevanza e sul collegamento fra questi segmenti investigativi e queste figure toccate dal magistrato Vittorio Corsio rispetto ai sequestri di persona del 74 e del 75 e alla loro riemersione nel 78 con riferimento al covo brigatista di Viale Giulio Cesare, successivo al trasferimento da Via Gradoli, e alle figure di Morucci e Faranda. Sollecitiamo l'attenzione alla Corte su questa finalità che aveva questo autosalone, cioè fornire auto, come dire, che potevano circolare serenamente, ma creando poi dei meccanismi di copertura delle auto stesse. Io per adesso ho finito. Bene. Abbiamo altre testimonianze dopo? Quindi andiamo avanti qui. La procura... Sì, allora dobbiamo finire questa, poi facciamo la pausa e poi dopo testimoniamo. Sì, ecco, è arrivato l'ingegnere, è arrivato adesso, e quindi immagino dopo la pausa. Certo, completiamo quindi questa testimonianza, sì, e poi c'è grazie. Poi sospendiamo. Buongiorno dottoressa Moroni. Buongiorno. Avvocato Merluzzi, difesa di parte civile. Volevo porle una domanda di specifica riguardo alla disamina degli atti che lei ha effettuato riguardo ai fondi neri del SISDE. Le chiedo, imputato unitamente a Broccoletti era anche Michele Finocchi, e in quale ruolo ricopriva nell'ambito del processo? Finocchi era, le conferma avvocato Merluzzi, che era imputato tra gli imputati del processo, era capo di gabinetto del SISDE. Le accuse, i capi di imputazione erano associazione a delinquere e peculato per quanto riguarda il processo. Grazie. Nell'ambito sempre della sentenza, lei ha consultato diciamo la sentenza che venne messa nel 94, oltre a i fratelli Salabè, come poc'anzi ha riferito, emerge anche in via incidentale la figura dell'architetto Adolfo Salabè? Sì, emerge nella sentenza. E in che rapporti era con il SISDE? Allora, aspetti che... mi sembra di ricordare, devo trovarlo nella sentenza, che fosse titolare di una agenzia che diciamo offriva servizi, veniva scelta, non dico in via esclusiva ma quasi, per offrire servizi al SISDE. Servizi di ristrutturazione, sì, di immobili e sì, sale operative. Servizi di ristrutturazione, esatto, era un architetto e quindi diciamo utilizzava questa... frasa, esatto. Grazie. E è in sentenza. Questo focus, lo spiego alla Corte, per noi è rilevante in quanto il 22 ottobre abbiamo il Collegio di Parte Civile ha dato lettura di alcuni stralci dell'attività di indagine eseguita dai ROS di Roma nell'ambito del procedimento Packard Broker, che abbiamo poi prodotto alla Procura Generale e in base al quale noi chiederemo un 507, per citare il capitano dell'Ellis, e all'interno del costrutto dei ROS di Roma emerge come il gruppo di ritenuto di Gennaro Mobel, oltre a sostentare Mario Tuti con delle corresponsioni mensili, emergerebbe anche come Mobel chiese al cognato
Giancarlo Scarozza, che anche in base alla testimonianza della Lucia Mockbell ha confermato essere il marito della predetta, come Scarozza Giancarlo in qualità di viene identificato come figlio di Maria Antonietta Finocchi, di cui ci riserviamo poi di produrre lo stato di famiglia per comprovare un eventuale legame parentale, Mockbell si riferisca al cognato per chiedergli come cortesia di contattare Salabè, in quanto era un responsabile dei punti verde qualità. Quindi emergono di nuovo delle convergenze tra determinati personaggi che ritroviamo in via Gradoli con senza soluzione di continuità, diciamo. Questo è un piccolo appunto. Le chiedo, in base sempre all'analisi delle fonti e soprattutto dalle dichiarazioni di De Rosa, emerge come Fidrev fosse legata al Viminale o comunque conosciuta sia dal Viminale già prima del 1978, prima dell'insediamento di Pasquale De Rosa? Sì, l'aiuto, pagina 163 anche del libro di Sergio Flamini. Sì, glielo confermo, avvocato, perché è un tema che ricorre, 163 ha detto, sì, vero? Alla fine della pagina. Sì, infatti Flamini si sofferma molto su questo, soprattutto perché De Rosa fa una specifica, ossia che appunto quanto alla società Fidrev SRL, De Rosa ha confermato che la società faceva un lavoro preziosissimo per il SISDE, perché era tutto finto. Noi facevamo figurare nel bilancio all'epoca mia dai 20-25 massimo 30, mai superati 40 milioni per acquisti, dai 20-25 per acquisti, la fotocopiatrice, spese di cancelleria, naturalmente era tutto fasullo, ma giusto per depositare, perché una delle due, Gus e Gattel si riferisce, bisognava depositare il bilancio in tribunale, e per fare questo, e la Fidrev provvedeva pure a far figurare, a fare i verbali di assemblea che non c'erano, era tutto finto. De Rosa lo ripete più volte in questo, perché in effetti tutte le spese che venivano fatte sotto il nome delle società erano contabilizzate negli uffici amministrativi, venivano presi in carico beni mobili e immobili, venivano presi in carico dagli organi amministrativi del servizio. Quindi chi vedeva da fuori la società Fidrev ci trovava poco, veramente poco. Per esempio il parco macchine e le automobili venivano comprate tutte sotto il nome di una società di copertura. Era lo stesso De Rosa che teneva i contatti con la Fidrev FRL fornendo i dati falsi per redigere i bilanci falsi della Gus e della Gattel. La Fidrev era in rapporti, questo è De Rosa, con il Ministero dell'Interno da tempo, da prima della costituzione del SISDE. Fulge generale Grassini a indicarmi la Fidrev come studio fiduciario già noto, e Grassini non poteva che avere avuto l'indicazione dal ministro dell'interno o dal suo gabinetto o dal comando generale dell'arma dei carabinieri. Sempre riferito, sto citando De Rosa. Perfetto, la ringrazio. Ora, solo per specificare, Fidrev a un certo punto viene trasformata da SPA in SRL? Perché? Per non sì. creare poi confusione con sì. le Fidrev fonti. Viene trasformata in SRL. L'8/10/1980. Perfetto, la ringrazio. Un'ultima domanda. Dallo scritto di Sergio Flamini che dalle fonti, dalle consultate, viene indicata la data o comunque la vicenda prettamente formale di acquisto dell'immobile da parte dei coniugi Ferrero Bozzi, e emerge anche quali fossero i primi inquilini? Allora sì, perché è suggestivo per Flamini, ossia la data l'aiuto è anche pagina 29. Sì, ok. Allora,
L'immobile viene comprato dai coniugi Bozzi e Ferrero a luglio del 74, direttamente dalla società che l'ha costruito, quindi dall'Imigo Immobiliare. La trattativa viene condotta direttamente con Ermando Staffieri, che è il titolare dell'immobiliare, insieme a Domenico Catracchia, amministratore dello stabile, e l'atto di compravendita per 8 milioni viene stipulato nello studio del notaio Fenaltea. Successivamente, l'11 settembre, i coniugi Bozzi e Ferrero acquistano anche, sempre atto del notaio Fenaltea, il garage al Civico 75. Come chiedeva l'avvocato, sì, i primi inquilini dell'appartamento Bozzi e Ferrero sono i brigadisti Franco Bonisoli e Carla Brioschi, lo sappiamo dalle loro dichiarazioni, che vi abitano dal 1975 all'autunno del 1976. Sono dichiarazioni appunto degli stessi. Successivamente Bonisoli viene incaricato di viene chiamato a Milano, diciamo così, con Lauro Azzolini per riorganizzare la colonna milanese, perché era stata scompaginata dagli arresti di Curcio e Semeria e dall'omicidio della Cagol, e iniziano ad occupare l'appartamento Covo prima Morucci e Faranda, e poi Moretti e Balzerani, che si alternano nell'occupazione del Covo, e noi invece poi ritroviamo nel 78 Mario Moretti con la Balzerani. È ovviamente, avvocato, per rispondere anche alla sua domanda, presidente Flamini lo rileva, perché quell'appartamento viene sempre abitato da brigadisti, da loro dichiarazioni. La ringrazio, non ho altre domande. Buongiorno dottoressa Moroni, avvocato Baravelli, difesa di parte civile. Faccio questa domanda. Il senatore Flamini, nello studio di tutta la documentazione presente nell'archivio, ha incontrato la figura di Antonio Cornacchia? Se sì, se può un attimo tratteggiarci appunto questa figura. Il riferimento è a pagina 70 del libro. Allora, assolutamente sì, Cornacchia ricorre in moltissima documentazione conservata in archivio, perché si scoprirà poi che il tenente colonnello Cornacchia è affiliato alla P2, quindi da membro della commissione parlamentare sulla loggia massonica P2, Antonio Cornacchia risulta in atti nel nostro archivio. In particolare Flamini fa presente come durante il sequestro Moro il superiore gerarchico del capitano Mori era appunto il colonnello Cornacchia. Esattamente. E, visto che ha fatto appunto già riferimento a Mori, le chiedo che ruolo ebbe Mori nel periodo del sequestro Moro, e se sono state riscontrate delle anomalie in relazione alla sua nomina, diciamo. Sempre pagine 69-70. Sì. Allora, diciamo che Flamini tratteggia la carriera di molti uomini dei servizi e dei vertici, soprattutto per lo stesso motivo che dicevo prima, perché poi successivamente noi pensiamo che ovviamente quando lui si trova nella commissione Moro non sa che questi soggetti poi afferiscono alla loggia P2, quindi dopo è come se tornasse indietro a ricostruire le biografie di queste persone in base ai documenti che poi emergono dalle fonti. E per quanto riguarda Mario Mori, lui lo cita in varie parti del libro, e diciamo la considerazione dell'avvocato è relativa, credo, a quando Flamini dice che la stessa nomina del capitano Mori al comando della prima sezione antiterrorismo era stata anomala rispetto alle regole dell'arma.
e anche per la mancanza dei requisiti da parte di Mori che altri ufficiali invece possedevano. Di più, in forza al SID, Servizio Informazione e Difesa dal 72, Mori nel 74 era stato oggetto di attenzione già da parte del giudice istruttore Tamburino, il quale era alle prese con l'inchiesta sull'organizzazione eversiva dell'ultradestra La Rosa dei Venti. Quello stesso anno il generale Gianaldelio Maletti, capo del controspionaggio, aveva estromesso Mori dal SID per gravi scorrettezze e nel rimandarlo all'arma dei carabinieri aveva posto il divieto che operasse a Roma e infatti venne trasferito a Napoli. Chi e perché aveva riportato il capitano Mori nella capitale attribuendogli il comando della sezione di reparto operativo antiterrorismo? Diciamo, questa è la domanda che Flamigni fa nel libro e senza ovviamente rispondere, però sottolineando che nonostante il contributo pressoché nullo durante il sequestro Moro nella sezione del reparto antiterrorismo che comandava, il capitano Mori farà una brillante carriera non priva di implicazioni giudiziarie. Nel 98 arrivando al grado di generale al comando dei ROS e negli anni 2001-2005 nominato prefetto alla direzione del SISDE. Molti anni dopo il tenente colonnello dei carabinieri Mauro Venturi, in congedo, riferirà alla magistratura: ricordo che Mori in una sola occasione comunque mi avvicinò e mi disse che diversi nostri colleghi di grado elevato avevano aderito a una loggia denominata P2. Mi ricordo, scusi, la interrompo solo un secondo. Sì. Questa affermazione viene fatta dal Mori al Venturi dopo l'81 o prima? Dopo la scoperta delle liste o in una fase precedente? Adesso glielo dico. Se vuole andare in realtà avanti, probabilmente sì, infatti, dopo viene sì, penso ci sia scritto dopo. Ricordo bene che tale nome, anche per la triste fama poi assunta, quindi in realtà glielo fa, lo fa prima della scoperta delle liste, e lui dopo invece collega questo. Ora, in sostanza, egli mi chiedeva una sorta di consulta e descrizione condivisa. Io non mi prestai perché non ho mai voluto avere nulla a che fare con la massoneria. Quindi Venturi pensava che lui stesse intendendo la massoneria, ma non era, non sapendo ancora della scoperta della P2, non l'aveva legata ovviamente a quello e a Gelli. E infatti dice: poiché lei mi chiede se si parlò del Gelli, io non posso dirle con sicurezza che il Mori mi fece questo nome, ma posso assicurarle che questo che quando divenne noto alcuni anni dopo ricordai perfettamente che questo nominativo circolava nel raggruppamento e si trattava senz'altro di persona ben nota tra il 73 e il 74, anno a cui fa riferimento Mori. Venturi. Mori tentò di convincermi spiegandomi che non si trattava di una loggia massonica ma come quella di una volta, e per dare maggior forza alla sua proposta mi sciorinò un elenco di nomi di persone ben note al SID. Il tentativo con questi nomi altisonanti era quello di invogliarmi, ma io non cedetti. Perfettamente. Qui, dobbiamo dire per la chiarezza che Mori non risulta iscritto alla P2. No. Quindi fa queste cose, ma non risulta. Sì, sì. Io non ho altre domande, la ringrazio. Prego. Arruolatore. Sì, buongiorno, Avvocato Forti, Collegio di Parte Civile. Io le chiedo se il senatore Flamini ha approfondito, vediamo, la figura di Vincenzo Parisi, questa figura, e in particolar modo se ha fatto un excursus della carriera di Parisi. Il riferimento è pagina 136 e la nota numero 9. 8. 8, chiedo scusa, l'ha vista che mi abbandona. No, per diciamo che Vincenzo Parisi, come conserviamo documentazione sul funzionario del Viminale, allora funzionario del Viminale Vincenzo Parisi, allora nel 79, Flamigni parla di Parisi perché risulta agli atti che Parisi acquista degli immobili in via Gradoli nel 79. E quindi Parisi, Flamigni analizza la carriera di Parisi dicendo che inizia la sua carriera nel 55 come commissario presso la Questura di Bologna. Allora ministro dell'interno era Fernando Tambroni, per correttezza. Nel 71, governo Colombo di centrosinistra, ministro dell'interno Restivo, viene deciso il riordino degli archivi della pubblica sicurezza.
e Parisi, allora funzionario del Viminale, entrò nella commissione preposta alla ristrutturazione degli archivi informativi di tutta Italia. Secondo la circolare ministeriale si doveva procedere a una drastica riduzione, da 48 a 30, della tipologia di fascicoli stabilita dal regolamento del 1931, che prevedeva la schedatura di tutti gli avversari politici del regime. Schedatura che nel dopoguerra con Scelba e Tambroni erano proseguite a carico di comunisti e socialisti e della sinistra in genere. Il materiale dei fascicoli da sopprimere avrebbe dovuto essere distrutto, riversato all'archivio centrale dello Stato, ma si trovò il modo di conservarne la maggior parte. Parisi sovraintese a questa operazione recandosi nelle varie questure italiane e da allora la sua carriera fu inarrestabile. Nel 72 diresse l'ufficio organizzazione della direzione di PS, pubblica sicurezza. Dal 1973 al 77 ricoprì la carica di direttore della divisione armi esplosivi del Ministero dell'Interno e fece parte del Comitato Europeo per i Problemi della Criminalità. Nel 1978 diventò questore di Grosseto, ma dopo appena un anno tornò al Viminale, alla direzione dell'ufficio centrale per gli stranieri. Poi passò al SISDE, diventò vice direttore del servizio nel luglio 80, dopo l'arresto di Silvano Russomanno. E dal 27 maggio al 18 luglio 81 svolse le funzioni di direttore del SISDE al posto del generale Giulio Grassini, congedato in seguito allo scandalo della loggia P2 e fino alla nomina di Emanuele De Francesco. Il primo governo Craxi, ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, il 26 aprile 1984 nominò Parisi direttore del SISDE e il secondo governo Craxi, il 23 gennaio 87 lo nominò capo della polizia. Parisi muore a Roma il 30 dicembre 1994. Grazie. Ecco, il senatore Flaminia poi ha anche approfondito un altro aspetto di Parisi, cioè la proprietà di immobili in via Gradoli intestati a Parisi, il riferimento a pagina 180. Sì. Allora abbiamo nota 24. Sì, stavo allora, sì. Cercavo il documento perché dagli atti risulta che Parisi ha acquistato, intestandole alle figlie, due appartamenti, eccolo qua, da 24. Allora, Flamini, riferendosi alla alle proprietà immobiliari di Parisi che vengono scoperte in via Gradoli casualmente solo dopo il 1994, in realtà con la vicenda della si scoprirono degli extra, diciamo ci fu un'inchiesta perché venivano ospitati degli immigrati irregolari in degli immobili di via Gradoli, ci fu un'indagine che faceva capo a l'ispettore Pacilio e trovò che tra le proprietà immobiliari di via Gradoli, appunto del 94, il Parisi avesse appunto della avesse delle proprietà. E infatti Flamini dice le proprietà immobiliari di Parisi in via Gradoli verranno scoperte casualmente solo nel 1994, quando il locale commissariato di pubblica sicurezza aveva accertato la presenza in via Gradoli di numerosi extracomunitari clandestini, alcuni privi di permesso di soggiorno, alloggiati in appartamenti e scantinati gestiti da Domenico Catracchia. La polizia aveva fatto rapporto all'autorità giudiziaria denunciando il Catracchia quale organizzatore di un'agenzia per il favoreggiamento di immigrazione clandestina
e aveva chiesto e ottenuto di poterne perquisire l'ufficio e l'abitazione. Nel corso della perquisizione dell'ufficio di Via Gratoli 75, svolta ai primi d'agosto del 94, tra la documentazione degli appartamenti amministrati dal Catracchia, la polizia aveva trovato un fascicolo intestato a Vincenzo Parisi e contenente contratti d'affitto. E che ho qui in atti documentato. La perquisizione era proseguita nell'abitazione del Catracchia, dove erano state sequestrate altre carte, fra le quali un'agendina con annotato nomi di prestanomi, proprietari occulti di appartamenti, società immobiliari e via dicendo. E nella nota Flamini specifica: mentre l'ispettore Pacilio, che dirigeva l'ispezione, procede al sequestro del fascicolo, il Catracchia lo aveva chiamato in disparte e lo aveva invitato a desistere, in quanto quel Vincenzo Parisi era persona potente di tutto rispetto e il fatto avrebbe potuto avere per l'ispettore gravi conseguenze, ma il Pacilio aveva proceduto ugualmente al sequestro. Grazie. Un ulteriore particolare si ricorda, è stato accertato dal senatore Flamini quando è stato fatto almeno il primo rogito, il riferimento alla nota 24, e da chi è stato fatto più che altro? Il rogito, allora, nota 24, sì, sempre il notaio Fenaltea. Il rogito è del settembre 1979, sempre studio Fenaltea. Ecco, in riferimento alla figura di Consiglio Pacilio è stato sentito in udienza in data, chiedo aiuto ai colleghi. Sì, sappiamo. Ecco, perfetto. Allora, un'ultima domanda, se abbiamo la data di nascita di Vincenzo Parisi, l'anno. Io ricordo che è morto all'età di 64 anni, quindi scusate, 62? No. Ah sì, no, ricordo solo che è morto all'età di 64, quindi visto che... È morto nel 94. Da fonti aperte, quindi del 1930. No, no, 1930, ecco. Senta, un'altra domanda. Lei prima ha accennato al tenente colonnello Mauro Venturi. Le chiedo, il riferimento è a pagina 70. A chi era in forza negli anni 70, se il senatore Flamini l'ha accertato, Mauro Venturi? Chi era? Non ho capito. A chi era? A quale, cioè, apparteneva al servizio segreto? Quale, Mauro Venturi? Sì. Era un tenente colonnello dei Carabinieri? Sì. Venturi. Ma in particolar modo? Era in forza al SID? Esatto. Sì. Nel periodo? Dal 71 al 77, ecco. 1971-1977. Ecco. La citazione ha rilevanza in quanto in data 4 giugno di questa persona ha fatto riferimento il test Vinci Guerra in relazione ai rapporti con l'esponente di Avanguardia Nazionale Ricci a Londra. Un'ultima domanda, il senatore Flamini si è occupato della figura di D'Ortensi in relazione a Via Gradoli? Riferimento a pagina 35. Sì, sì, perché nella ricostruzione, diciamo, degli appartamenti e delle proprietà di Via Gradoli e dintorni, Flamini rileva, appunto, come fa presente l'avvocato, che Alessandro Ortensi dichiara, Alessandro Ortensi detto Zanzarone, dichiara, ricordiamo che era in rapporti appunto con Aldo Semerari e che stiamo parlando di Banda della Magliana. Ortensi era appartenente alla Banda della Magliana, D'Ortensi era appartenente alla Banda della Magliana. Lui dice che ero fuggito, dichiara che era fuggito dall'ospedale Forlanini e si nasconde in via Gradoli, quindi anch'esso Flamini rileva che anche lui era presente prima della scoperta del covo di via Gradoli, perché dichiara che
il giorno della scoperta del covo di Via Gradoli, lui vede questo diciamo afflusso di macchine che arrivano subito dopo, appunto, come dicevamo, nella mattinata per le indagini. Quindi anche Flamini rileva la presenza d'Ortensi in Via Gradoli. Ecco, ma d'Ortensi in quel momento era ricercato? Sì, perché era fuggito dall'ospedale psichiatrico, dal Forlanini, diciamo. Lui dichiara di essere stato ospitato in una appartamento, se vuole possiamo vedere il documento, la dichiarazione. Allora, pagina 8 forse. Di alcuni amici, dice, che viene ospitato un appartamento, sento rumore, sì, esatto, lui evade, dice di essere evaso dal Forlanini e di essere stato ospitato da alcuni amici in Via Gradoli, diciamo di fronte a dove accade, di fronte diciamo al civico 96, perché lui dice di vedere dalla finestra questo andirivieni di vetture il giorno del 18. Negli immobili di interesse. Non nel 96. Di fronte. Io non ho altre domande. Bene. Grazie. Procura generale, domande? Nessuna. La difesa? Catracchia. Sì, buongiorno, sono l'avvocato Nucaro per la difesa Catracchia. Senta, la prima domanda. Lei prima ha detto che Catracchia è stato amministratore fino al 77. Ora, quando è stato diciamo investito dal Ferrero per andare nell'appartamento e lui ha dichiarato di essere amministratore, lui era amministratore della Case Roma in quel momento? Quindi Case Roma, parliamo del... E se mi dice anche il periodo, insomma... Di Case Roma? Sì. Allora, intanto non era stato investito dal Ferrero nell'andare all'appartamento, ma da verbale era proprio il contrario, cioè il Ferrero nega di aver investito il Catracchia. Ci sono due verbali in contraddizione, mi sembra di aver capito. No, c'è il verbale della, adesso lo riprendo, ma c'è il verbale dove Catracchia si qualifica, eccolo qui, delegato dal proprietario a diciamo a presiedere alla restituzione dell'immobile, e invece il Ferrero il giorno dopo si reca dall'autorità giudiziaria a denunciare che lui non aveva delegato il Catracchia, quindi è in contraddizione perché è il proprietario che dice che Catracchia non era stato delegato a fare questo. Però lui si qualifica amministratore. Sì, ecco. Si qualifica amministratore, lo dice. Posso rileggere il verbale? Non lo so. Aspetti, che non è questo. Eccolo qua. Allora, in data 9 ottobre 78, la relazione di servizio. La relazione di servizio della inviata alla Digos dice che, come da ordini ricevuti e munito di regolare ordine di dissequestro emesso in data 27/78, mi reco presso l'indirizzo indicato. All'atto dell'arrivo dei predetti trovano il signor Catracchia Domenico, nato a Roma il 3/8/1944, qui domiciliato in via Flamini 811. Il Catracchia, qualificandosi, quindi è il Catracchia che si qualifica, qualificandosi come amministratore, nonché autorizzato dal proprietario dell'appartamento, a suo dire,
ci informa che si poteva procedere al dissequestro dell'appartamento. La mia domanda è questa: era amministratore della Case Roma con sede in via Gradoli 96? Adesso glielo dico, ma 75 questa... all'82? Questa. Allora, Case Roma. Case Roma, allora Catracchia è amministratore della Case Roma dal 75 dal 75, quindi se lei intende che questo verbale indica che lui fosse amministratore della Case Roma, ma l'interpretazione del proprietario della casa, sì, vabbè, non mia, lei, è che però, Catracchia però sia... Dovrebbe solo rispondere, Presidente, alle domande, credo. Sì, sì. Certo, non c'è una data in cui cessa dalla carica, lei ha detto dal 75... Allora, fino all'82 è amministratore, il dato... È pacifico. Però la domanda era questa, se lui fosse... Che la sede, sì, la sede di Case Rome era in via Gradoli 96 ed è stato, sì, amministratore unico dal 75 all'82 fino alla messa in liquidazione. Sì, però mi pare di capire, il problema è leggermente diverso, sì, se lui fosse amministratore del condominio in cui stava quel... Sì, non era non più amministratore di Case Rome, ma amministratore, no, del condominio. Allora, non era più amministratore di condominio, ovviamente... perché era piedipalumbo, però manteneva l'amministrazione del patrimonio. Questo è il concetto, insomma, comunque la domanda è diversa. Lei dice è diversa. Su Case Roma non c'è problema, lo conferma. Ecco. Sì, confermo. Va bene. Senta, lei sì, prima... la risposta che stava dando la testa era pertinente, perché l'appartamento non era della Casa Roma, ma di Ferrero. Va bene. Senta, lei ha detto prima che l'immobiliare Gradoli aveva un appartamento al civico 96. Mi può specificare però qual era questo appartamento? Sì. L'appartamento interno 9, scala B, palazzina Imico. Palazzina Imico, quindi la palazzina di destra all'entrata. Palazzina Imico. Imico. Quella sotto osservazione. Su questo avete fatto un accertamento catastale? Come siete arrivati ad accertare questo fatto? C'è la documentazione delle visure della Guardia di Finanza che poi confluiscono all'interno degli atti del processo che io posso produrre perché ho portato con me che... diciamo ricostruiscono le proprietà immobiliari di via Gradoli. Senta, nel momento in cui, allora, Catracchi è stato nominato amministratore a gennaio 80 della società, parliamo della Gradoli, dell'immobiliare Gradoli, lo conferma questo? Catracchi viene nominato nel febbraio 80, precisamente... il primo febbraio 80. Catracchia diviene risulta il 30 gennaio 80. Il 30 gennaio è l'atto ratificato. Comunque. Sì, vabbè. Sempre. Comunque, questo. Ecco, successivamente, nell'immediatezza, che lei prima. Volevo una precisazione. Lei prima ha detto che la sede da Piazza della Libertà 10. A via Gradoli 75 il trasferimento della sede è avvenuto nel novembre 80 con la trasformazione della società da Gradoli S.P.A. a Gradoli S.R.L. Esatto. Oh. Il 6 novembre del 1980. È possibile però che il trasferimento della sede sia avvenuto prima? Avete fatto una verifica alla, sì, Camera, sì, di Commercio? Sì, ho tutti i documenti, posso ricercarlo. Non so se... Mi riferisco al marzo 80. Marzo 80? Sì. Allora, stiamo parlando di... Cioè, riformulo meglio la domanda. No, Allora, nel momento in cui Catracchia viene nominato amministratore, avviene immediatamente il trasferimento della sede da Piazza della Libertà 10
a Via Gradoli 75, ovviamente con i tempi ordinari della... Nel momento in cui Catracchi è nominato amministratore, sì, della Gradoli... Della Gradoli, sì, S.P.A. O bisogna attendere la trasformazione della società da S.P.A. a S.R.L., quindi il novembre 80? Allora, a me risulta, ma con me gli atti, che Domenico Catracchia è nominato amministratore, come lei faceva riferimento, il 30 gennaio del 1980, e che quando Catracchia viene nominato amministratore, la Gradoli era l'immobiliare Gradoli, è ancora S.P.A. e il socio di maggioranza è Fidrev. Poi il 6 novembre del 1980, con l'aumento del capitale a 20 milioni, la società viene trasformata da S.P.A. in S.R.L. Catracchia è sempre amministratore, e in questa occasione la sede viene trasferita in via Gradoli 75. Ovviamente ci sono i documenti che possono... Allora, come spiega il fatto che nel marzo 80 la società Gradoli S.P.A. acquistava gli appartamenti di via Gradoli 35, indicando la sede a via Gradoli 75? C'è una posizione, Presidente, si chiede un'opinione. Vabbè, però è una consulente, quindi può formulare. Può ripetere la domanda? Sì, allora, nel marzo 80... Sì, da dove lo rileva per avere contezza? Cioè ho l'atto di... non l'ho ancora prodotto, non so se l'ha prodotto la procura, se vuole lo esibisco. Sì, è stato già prodotto da noi. È stato già prodotto da voi l'acquisto del 35. È un atto di vendita, sì signor, sì. Ma è un atto di vendita che non è che... È un dato di fatto che sull'atto di vendita indicato allora, la sede, in realtà non può spiegarlo, è diciamo un dato difforme però dalla realtà, perché però la sede a quella data non è quella lì. È un atto pubblico, no? È una dichiarazione, atto pubblico, verbale, l'atto notarile, dato di quello che gli dichiarano le parti, non è che far fede intrinseca. Comunque sul punto mi riservo di depositare eventualmente altri documenti. Senta, allora, con riferimento al tema di prova, quindi a De Rosa. Sì. A pagina 11. Allora, pagina 11. Sì. Si può prendere pagina 11 per un chiarimento. Allora. Sì. La domanda è la seguente: ad ogni atto di acquisto degli immobili da parte delle società del servizio seguiva un atto di donazione al demanio successivamente? E poi le faccio un'altra domanda di seguito a questa. Scusi, perso De Rosa. Avvocato, il suo esame, il controesame è ancora lungo? No, poche domande. Ma sono le 2:15. Se ha ancora delle domande, così non le facciamo fretta. Sì, vabbè. Eccomi, l'ho trovato, mi perdoni. Dottoressa, lei può fermarsi un pochino ancora o ha degli impegni? Se chiudiamo io sarei più serena. Va bene. Lo prima anche così, perché anche quello di tessitore... dell'ingegnere sarà un esame non lunghissimo, però occupa un po' di spazio e siccome abbiamo urgenza anche di farlo, se si fa il controesame dopo diventa molto stretto l'esame del dottor Tessitore. D'accordo, okay. Chiedo scusa, Presidente. 11, sì. Allora, se può chiarire questa circostanza, insomma, della... Può ripetere che non, sì, avevo il documento davanti. Allora, con riferimento a De Rosa, ogni atto di acquisto degli immobili da parte delle società del servizio seguiva poi un atto di donazione al demanio
pur rimanendo ovviamente in uso al servizio l'immobile? Io posso semplicemente leggere quello che scrive De Rosa, che dice che il presidente chiede, per curiosità, questa donazione, che era evidentemente un atto traslativo del bene acquistato, quali poteri riservava al donante in ordine all'utilizzo o alla fruizione di questo bene? De Rosa dice: nessuno, restava lì sulla parola no. La donazione al demanio era senza condizioni, però eravamo d'accordo con il demanio che questi immobili che venivano passati al demanio rimanevano in uso, venivano assegnati in uso al SISDE. Esatto, poi legga la pagina 10, perché a chiarimento. Dove? Pagina 10, dottor De Rosa, la parte, il capoverso finale. L'acquisto degli immobili? Sì. L'acquisto degli immobili, ad ogni acquisto doveva seguire per regolamento un atto di donazione al demanio dello Stato. Io qui ho segnato, perché ho qualche appunto, che per uno, poi non ci sono gli altri, per un immobile via Pallotta a Montecompretri è stato fatto l'acquisto il 3382 e per lo stesso immobile è stato fatto atto di donazione il 18 novembre dello stesso anno, il tempo del perfezionamento e poi subito l'atto di donazione al demanio il 18 novembre 82. Entrambi gli atti sono stati fatti presso il notaio negro di Roma. Sta in una traversa di via Tagliamento, via Po, questo è il titolo di esempio. Va bene, per... questo va bene. Ecco, la domanda successiva è questa. Con riferimento all'immobiliare Graduli e alle case Rome, alla casa Roma, c'era attività di compravendita immobiliare? Cioè le società erano vive? Non le so rispondere. Non mi sa rispondere. Non è questo il mio... Da se c'è stata una cessione a favore del demanio di alcuni immobili? Non le so rispondere, non sono... in grado di rispondere su questo. Con riferimento invece all'altra questione che lei ha affrontato, cioè la sottoscrizione da parte dell'amministrazione di ciascuna società, dell'amministratore di ciascuna società, di un documento, una dichiarazione con cui veniva ad attestare l'operazione ai fini del servizio. Ha verificato tra i documenti tra i documenti nell'archivio se c'è qualche documento riconducibile a Domenico Catracchia o a persona a lui vicino? In relazione alle dichiarazioni di De Rosa? Sì. Credo che non posso entrare nel merito di questo, nel senso che De Rosa testimonia... No, io ho chiesto solo se avete fatto una verifica ulteriore con i documenti dell'archivio. Però non ho capito, ulteriore relativa a che? Su Domenico Catracchia? Sì. Su Domenico Catracchia, che in qualità di amministratore delle società, quindi sì, dell'immobiliare Graduli e della Casa Roma, avesse o non avesse, quindi abbia o non abbia sottoscritto un documento, una dichiarazione con cui si impegnava per il SISDE. E avvocato, questo non è mia pertinenza, l'archivio conserva i documenti, io non faccio un'analisi valutativa sulle fonti, acquisisco, cioè nel senso... Comunque la domanda è se esiste un documento in cui ci sia una formalizzazione del rapporto Catracchia-SISDE. No. O di persona a lui vicino. Diciamo che Flamini definisce Catracchia un fiduciario, sì, vabbè, del SISDE per la ricorrenza delle tante cose che Catracchia negli anni prima del 78, ho fatto riferimento prima anche all'acquisto della casa Bozzi e Ferrero con Catracchia protagonista, a tutte le operazioni successive che avvengono il Catracchia è presente, quindi Flamini, non io che non ho ovviamente, non devo esprimere una valutazione personale, ma il Flamini rileva che il Catracchia
si definisce, come dicevo prima, amministratore, gestisce e riscuote gli affitti di tutti gli immobili presenti nella palazzina Imico, e quindi noi ritroviamo gli immobili delle società per le quali ovviamente abbiamo fatto l'excursus tutta la mattina, riconducibili a una persona di fiducia, sicuramente di fiducia in questo. Se lei... fiduciario in genere non lascia traccia. Allora, fiducia, fiducia. Sì, esatto. Sa quanti appartamenti gestiva Catracchia? Non le so dare il numero. Mi dico così, io, 300 appartamenti. Quanti? Sui 300 appartamenti, okay, in via Gradoli. Per cui, insomma, è chiaro che, insomma, non parliamo solo del 96, insomma. Certo. Sa che lavoro faceva Catracchia? Che lavoro faceva Catracchia? È una domanda. No, non so che lavoro faceva oltre a questo che faceva. Vabbè, poi ce lo faremo dire da Catracchia quando... Senta, con riferimento al riconoscimento, lei ha detto riconoscimento successivo alla scoperta dell'appartamento di via Gradoli, tra virgolette il covo dei brigatisti. Allora, le risulta tra i documenti un riconoscimento effettuato da Catracchia di un uomo e di una donna? Mi risulta dai documenti che Catracchia, dopo la scoperta del 18 aprile, viene interrogato. Viene interrogato e lui fa riferimento, cioè dice che aveva incontrato il Mario Borghi alias Mario Moretti. E aspetti che prendo le citazioni. Che ci dovrebbe essere un verbale pure. Vabbè, sì, sì, poi... sto cercando la nota per rifarmi al verbale, perché ce ne sono tanti. Catracchia. Allora... io faccio riferimento al verbale che ho portato con me, che è il giudice istruttore Amato, Catracchia Domenico, in data 11 luglio 78. Dove Catracchia... Accadrà, io ho questo, ma ce ne sono dei precedenti che infatti fanno riferimento a questo, ossia mi riporto integralmente a quanto dichiarato ai carabinieri in data 24-78, alla Digos in data 19-4-78. Avrò visto il sedicente Mario Borghi 6 o 7 volte esclusivamente in occasione del pagamento delle quote di riscaldamento che lui provvedeva a pagare con la massima puntualità. Non pagava con assegni ma in contanti. Non ho avuto occasione di ricevere o visionare comunque scritti di pugno del Borghi. Per la descrizione del Borghi mi riporto a quanto già dichiarato. Faccio presente che ho avuto l'impressione che i baffi e la stessa capigliatura del Borghi fossero posticci. E via dicendo, io ho questi verbali dove il riferimento a una donna non lo ricordo a memoria, ma non se mi cita dove lo dice, sì, glielo posso confermare o meno. Sì, adesso purtroppo a memoria non mi ricordo la data, però comunque nell'immediatezza successivamente alla scoperta del covo comunque lo potremo certo, chiedere al signor Catracchia quando è accertato che il Mario Moretti viveva con Barbara Balzerani nel covo, quindi che fossero stati visti insieme lo dichiarano gli stessi brigadisti che quella mattina erano usciti insieme dal covo, quindi non credo sia assolutamente corretto. Se qualcuno li abbia visti uscire insieme, l'hanno dichiarato loro stessi. Sì, Presidente, io con riferimento ai tempi del riconoscimento, questo era il senso. Oh, capito, io sono a sua disposizione alle domande, se lei le fa così un pochino approssimative, la risposta non può che essere approssimativa. Sì, non ho purtroppo con me la copia del verbale, però insomma, mi riserverò poi di... Senta,
L'ultima domanda, la circostanza della fotografia, perché lei prima ha fatto riferimento alla fotografia di Moretti. Sì. Ecco, può essere più precisa su questa? Cioè, cosa sì. deve dire? No, quando è stata pubblicata, cioè, che fotografia? Cosa vuole sapere? Voglio sapere se è stata pubblicata la fotografia di Moretti di sui giornali? No, quando è stata, diciamo, sera precedente, insomma, molto, molto tempo prima, o nell'immediatezza della scoperta del covo. Posso? Allora, Mario Moretti era un latitante e quindi le foto segnaletiche erano già in possesso dell'autorità, della polizia, della Digos. Il 16 marzo vengono diffuse una serie di fotografie, tra le quali c'era anche Mario Moretti, sia sulla stampa sia sui telegiornali. Quindi dal 16 marzo del 78 per tutti i 55 giorni le fotografie sono... Ovviamente, siccome c'è un'allusione della... Ovviamente non vengono pubblicate il 18 aprile ad hoc la fotografia. No, vengono pubblicate dal 16 marzo. Senza riferimento specifico alla scoperta del covo. No, era una segnalazione che si ricercavano, cioè quelli erano i ricercati, diciamo così. Va bene, grazie. Grazie. Bene. Prego. Ho solo un paio di domande. Allora, rispetto a brevissime. Abbia pazienza. Brevissime. Le chiedo. La Corte, ecco, qui, tranquilla e ascolta. Quindi, perché lei. No, ma è molto banale quello che sto per chiedere, ma è rilevante rispetto alla prosecuzione del processo. Lei ha una conoscenza diretta e attuale di Sergio Flamini? Lo frequenta abitualmente nell'attualità? Sì. Ecco, qual è lo stato di salute di Sergio Flamini in questo momento, se sarebbe in grado, diciamo, per la sua condizione fisica e psichica di deporre, in che situazione, diciamo, di salute è. Poi abbiamo un certificato che è funzionale chiaramente al tema della testimonianza. Sì, lo frequento, Presidente, ha 96 anni, appena compiuti, ha appena, diciamo, subito l'ennesimo intervento cardiaco, non è è quasi cieco e, diciamo, anziano, e anche se ha momenti di lucidità assolutamente spiccati, non è in grado di, a 96 anni e soprattutto con i problemi cardiaci che ha ora e con la perdita della moglie di recente, di, diciamo, sottoporsi a uno stress del genere. Su questo deposito un certificato che l'ex senatore ci ha fatto pervenire il 9 novembre scorso. Ecco, le chiedo invece solo di un documento. Avete rinvenuto nel fondo fornito nel 2013 dalla famiglia dell'onorevole Aldo Moro un documento richiesto da Aldo Moro a Francesco Cossiga, e se può brevemente riferire di che si tratta? Sì, nel fondo Aldo Moro, come dicevo all'inizio, abbiamo ritrovato un documento scritto, inviato da Francesco Cossiga a Moro all'inizio del 77. Posso produrlo alla Corte, ovviamente non è datato, però leggendo il riferimento è una relazione, diciamo, di servizio sullo stato dei sullo stato della sicurezza in Italia. Moro chiede conto a Cossiga all'inizio del 77, prima della riforma dei servizi. Che in quel momento è? Moro? Cossiga. Cossiga è ministro dell'interno, se non sbaglio. E diciamo che contrariamente, perché è rilevante questo documento? Perché si è sempre detto che lo Stato fu impreparato durante il sequestro Moro. Ossia, è successo all'improvviso, non era prevedibile, questo Flamini lo scrive, inizia a scriverlo nella Della del Ragno, nella prima edizione, cioè l'impreparazione che lo Stato denuncia dei servizi, delle forze di sicurezza. Invece in questo appunto, come altri documenti, un appunto notevole dove si analizza la situazione del terrorismo, diciamo, dei possibili attacchi al paese, dal terrorismo ai sequestri di persona anche a scopo economico, noi sappiamo bene che in Italia ciò accadeva di frequente, e
Dopo un quadro della situazione e dell'analisi della situazione di allora, si individuano tutte le strategie che lo Stato doveva mettere in piedi e quelle che già erano messe in piedi appunto per contrastare il terrorismo, anche ovviamente tramite l'implementazione e l'investimento nei servizi di sicurezza e in tutto quello che la politica e non solo la politica poteva fare per diciamo arginare il fenomeno, che era però ben conosciuto nel 1977 e già c'era una pratica di come operare. Anche nello specifico ricordo il documento come si doveva operare nel rapimento di uomini politici, cioè c'erano tutte le ipotesi molto reali e quindi il rapimento di un uomo politico era da parte di gruppi terroristici a scopo estorsivo e eversivo, era tra quelli. Quindi questo documento, come altri, anche gli storici oggi lo inquadrano come, ma ormai non nessuno più diciamo crede all'impreparazione dei servizi, delle forze di polizia durante il caso Moro. Ecco, quindi su questo si è... Ecco, sì. E lo avete trovato esattamente dove questo documento? È stato trovato all'interno della corrispondenza del presidente Moro, quindi come documenti personali, come spesso si trova nei fondi di politici che gli fu stato inviato direttamente da Cossiga. Quindi è un appunto riservato, si può definire. Di mano di Cossiga o predisposto da qualcuno? Con un bigliettino da visita. C'è un bigliettino da visita a Cossiga spillato sul documento, quindi questa pratica di solito si fa quando è qualcuno che ti consegna un documento. Si capisce che è un documento riservato, non dimentichiamo, e noi poi lo veniamo a sapere nel 1990 quando scopriamo il manoscritto di Aldo Moro trovato in via Montenevoso nel secondo diciamo ritrovamento, che Moro scrive nel memoriale come lui era assolutamente a conoscenza parla di Gladio Aldo Moro nel 1990, cosa che noi non sappiamo nel 1978, quindi che Aldo Moro per gli incarichi politici che ha ricoperto fosse assolutamente a conoscenza della situazione politica che viveva, questo è ineludibile. Ultimissima domanda, nel volume La prigione fantasma le risulta che Sergio Flamini affronti anche la figura dell'agente di influenza, è già emerso questa definizione rispetto all'archivio uruguaiano di Gelli, di un certo Michael Lidin, presente durante i 55 giorni del sequestro Moro. Mi dice la pagina, ecco, pagina 330, ecco. Sì, diciamo che noi abbiamo documentazione, Flamini ha conservato documentazione su questo. In particolare ovviamente documentazione afferente agli approfondimenti che fatti in commissione stragi anche, esatto. Su questo, ecco, risulterebbe, poi depositeremo il documento alla Corte, c'è un virgolettato che, sì, emerge in un approfondimento in commissione strage: pensiamo al ruolo di Michael Lidin che entrava e usciva dal Viminale in quei giorni. Michael Lidin non è uno qualsiasi, ma è forse il più esperto, non teorico ma pratico, della disinformazione americana. Il citato rapporto della Guardia di Finanza affermava che Theodore Ashley negli anni 60 aveva presentato il capo piduista Licio Gelli al generale Alexander Haig, capo di Stato Maggiore dell'amministrazione Nixon, e che col consenso di Haig e di Henry Kissinger, segretario di Stato dell'amministrazione Nixon, il capo piduista aveva reclutato nella loggia segreta nell'autunno 69 400 altri ufficiali italiani e della NATO. Ecco, su questo è un passaggio virgolettato, c'è materiale che avete, ci riserviamo di produrlo. Ho finito, grazie. Deposito il certificato medico del 9 novembre che attesta le condizioni di salute del... Domande ancora da parte. Io volevo solo sapere questo, per poter utilizzare i dati eventualmente contenuti in questi volumi, in queste pubblicazioni. Lei è collaboratrice del senatore Flamini? Io sono la direttrice. Un ausiliare, cioè rispetto alle pubblicazioni che abbiamo visto, che sono state citate e alle quali lei ha fatto riferimento. Lei in qualche misura è
diretta conoscenza dei dati che il senatore Flamini pubblica e le affermazioni che svolge, nel senso che le ha condivise o le ha ascoltate. Sì, sì, assolutamente. Ho anche scritto, diciamo che ho approfondito la vicenda Moro anche in molti scritti dal 2006 in poi. Non quindi ultimo. È una collaboratrice diretta del senatore sì. Flamini, insomma, rispetto alle cose che lui, sì. di cui lui poi si assume la responsabilità scrivendo, ma insomma, in qualche misura. Ha cooperato insomma. Sì, e soprattutto conosco la documentazione conservata perché sono la direttrice citata nei esatto, volumi e negli esatto. altri. Va bene, possiamo congedare intanto. Sì, 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 io le chiedo solo 30 secondi per finire il tema, ma non per, io non ho domande da fare sì. alla testa, può essere congedato. Benissimo, grazie dottoressa. Grazie presidente, giusto 30 secondi perché a proposito di quella produzione che ho fatto questa mattina per chiudere definitivamente la vicenda, date le osservazioni e le opposizioni che l'avvocato della difesa Catracchia, l'avvocato Nuccaro, ha fatto stamattina, noi rinunciamo rispetto a quell'elenco che le ho fornito questa mattina al punto 7, al riscontro della Digos di Roma 18582. Invece credo che possano rimanere, mi è parso che non ci sia stata opposizione, sia il verbale di sommarie informazioni di Visco Salvatore, l'altro è già un documento acquisito. Rinunciamo quindi anche al punto 8, sì. che è diciamo, l'identificazione di quello della persona che aveva firmato il riscontro al quale noi abbiamo rinunciato, quindi 7 prima parte, 8 rinunciamo e poi rinunciamo anche al punto 10b, cioè al verbale di Colonnelli Vito. Va bene, così chiudiamo la vicenda. Se vuole io deposito anche diciamo la lista corretta. Ecco, grazie. Se può depositare la lista corretta sì. con i documenti. La prima è già stata sì. prodotta. Presento la seconda, mi riservo di fare magari togliendo dall'elenco dei documenti quelli che non vi interessano. Sì, signore. Va bene, allora sono le 14:37, ci possiamo vedere alle 3:30. Mm.